Eccoci in questa seconda parte della nostra miniserie, nella quale vedremo più nel dettaglio il Reobas che abbiamo scelto. Il Reobas è un Lamptron FC6 e abbiamo scelto questa marca perché se sfogliate le varie recensioni sui vari forum vedrete sicuramente che la Lamptron è uno dei produttori più affermati in questo settore. E come si fa a capire cosa distingue un Reobas di buona qualità da uno che non lo è? Beh, in primo luogo guardando le specifiche tecniche, in questo caso le zoomiamo e la potenza dei watt erogati per canale ne sono un chiaro segnale, oltre che i materiali come vedremo successivamente. In questo caso il Reobas eroga 20 watt per canale, che sono sufficienti ad alimentare un gruppo di ventole abbastanza consistente, ma la Lamptron produce anche modelli sia molto piacevoli esteticamente, ma anche che sono in grado di erogare potenze di circa 50 watt per canale. E, ok, possiamo accingerci all'unboxing. Ok, vediamo che anche la scatola è abbastanza accurata. Ecco qua, vediamo un po' cosa contiene. Innanzitutto viene proposta un comodo calendario da scrivania, che vabbè, oltre a essere un calendario elenca tutti i modelli di Reobas che la Lamptron produce. Vediamo ad esempio questo, che è il controller touch, che addirittura dispone di uno schermo touchscreen. Poi ce ne saranno altri, insomma, per tutti i gusti. Mettiamo via. Prima di passare al pezzo forte, vediamo un po' i cavi che sono forniti. Abbiamo i vari cavi per il collegamento dal Reobas alla ventola, infatti potete vedere che sono tre pin come quelli che abbiamo visto precedentemente quando spiegavamo i vari collegamenti della ventola. Abbiamo dei sensori di temperatura da posizionare opzionalmente all'interno del nostro computer. Naturalmente esistono quattro cavi sia per il collegamento delle ventole che quattro cavi per il collegamento dei sensori di temperatura. Ok, li togliamo via tutti. Abbiamo una prolunga Molex, che questa servirà per alimentare il Reobas. Le quattro viti per fissare il Reobas al case. E poi dei jumper per eseguire delle funzioni che vedremo successivamente. In fondo alla scatola abbiamo anche un manuale molto sintetico, ma che spiega bene tutti i dettagli e come configurare al meglio, secondo le nostre esigenze, appunto il Reobas. Ok, possiamo passare adesso al pezzo hardware. Vediamo, naturalmente non possiamo trasmettervelo per video, ma si sente proprio dal peso che la qualità dei materiali utilizzata è davvero alta. Infatti abbiamo un frontale in alluminio nero anodizzato. E qui abbiamo i quattro potenziometri per gestire la velocità o di una ventola singola o dei gruppi di ventole utilizzando degli adattatori che poi vedremo successivamente nella terza parte di questa miniserie. E passando alla parte di dietro possiamo notare i quattro collegamenti per collegare le ventole, che sono questi. Poi in questa zona collegheremo i sensori di temperatura. In questa zona potremo inserire un jumper di quelli che abbiamo visto qui, e praticamente in questa posizione ad esempio servirà per abilitare un allarme, ovvero quando il Reobas rileverà che la temperatura ha oltrepassato un certo standard verrà emesso un segnale acustico. E invece in questa parte, che è sicuramente quella che riguarda di più l'estetica del case, come andremo adesso a spiegare, riguarda la colorazione che deve assumere il display del Reobas.
In questo caso abbiamo messo solo un jumper su R per dargli una colorazione rossa. Se lo metteremo solo in questa posizione qui diventerà blu. Insomma, dalle combinazioni dei vari jumper potremo ottenere fino a 7 tonalità diverse per combinarsi armonicamente con qualunque tipo di case. Ecco qua, potete vedere un'altra panoramica e non ci rimane che montarlo all'interno del computer e vedere come funziona. Bene, eccoci pronti per l'installazione dell'Amptron FC6. Dato che abbiamo già provato a montarlo, vi vogliamo segnalare un'accortezza per appunto eseguire questa fase di montaggio, che consiste nel non inserire il Reobus come un normale lettore nel bay da 5,25 pollici, ma di effettuare prima i vari collegamenti, cioè il collegamento per fornire potenza al dispositivo e i vari collegamenti per gestire la velocità delle ventole e poi procedere all'inserimento normalmente, in questo modo per poi fissare. Segnaliamo anche che non abbiamo collegato per il momento i sensori di temperatura perché in genere la monitoriamo tramite software, magari proveremo successivamente a collegarli. Ok? Abbiamo collegato tutto e prima di collegare alle varie ventole vi facciamo vedere il lavoro che abbiamo fatto. Allora, in primo luogo due cavi li abbiamo lasciati uguali come li ha forniti l'Amptron. Gli altri due li abbiamo aggiunto gli adattatori Bitphoenix che vi abbiamo fatto vedere nell'introduzione. Questo servirà perché abbiamo molte più di 4 ventole montate nel nostro sistema, infatti ne abbiamo 1, 2, una sul pannello frontale, 4, 5, abbiamo 6 ventole totali, quindi non ci sarebbero sufficienti solamente 4 cavi. Con questa parte abbiamo concluso, non ci rimane che effettuare il test del dispositivo e farvi vedere come funziona una volta che avremo sistemato tutto. Bene, abbiamo appena acceso il computer, come vedete tutti i collegamenti sono stati effettuati correttamente visto che tutto funziona per fortuna. Abbiamo tolto la grata frontale dal case in modo che possiate vedere direttamente la rotazione della ventola, in modo che se giro il potenziometro si avrà un controllo diretto della velocità di rotazione e si potrà cercare in qualunque momento il rapporto perfetto tra capacità di raffreddamento e silenziosità. In genere, impostando circa a metà i potenziometri, si riesce a raggiungere un buon compromesso. Naturalmente per in fase di gaming spinta o di ripping magari è consigliabile mettere le impostazioni delle ventole al massimo. Vi vogliamo far vedere uno zoom sul Reobus in modo da farvi vedere un po' com'è la sua interfaccia. Ricordate che è possibile modificare il colore del display in base anche allo stile del vostro computer e si nota subito che viene visualizzato in tempo reale il regime di rotazione delle ventole. Non visualizzate le temperature perché, come vi abbiamo detto, non abbiamo ancora collegato i cavi appositi. Magari ci studieremo bene per trovare le posizioni più adeguate. E gli unici difetti che possiamo segnalare di questo Reobus per il momento è che certe impostazioni sono accessibili solo tramite i jumper posti nel pannello posteriore del Reobus e quindi per agire su queste impostazioni sarà necessario rimuovere completamente il Reobus e modificarle. Però è una cosa su cui ci si può sorvolare perché in genere una volta che viene impostato difficilmente verrà voglia di cambiare radicalmente. E con questa parte abbiamo concluso e ci vediamo nella prossima in cui tratteremo più approfonditamente il cable management.